In diretta da Never Stop! Ho oh, come il flash che ieri non ho fatto la diretta. Ma invece l'ho fatta la diretta perché mi sa che sono andata in diretta con il. No, uh, no, con cosa sono andata in diretta ieri? col BHR in promo? Sì, sì, ok, sì. bene. Allora, benvenuti in questa fantastica diretta perché è fantastica e scoppiettante diretta. Perché vi sto per presentare un casco. Ciao! Ciao, ciao! Oddio, come si faceva una volta? Aspetta, amore, fai finta di andare giù! Tum, 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 tum. <ride> Niente, l'idiozia è sempre all'ennesima all all potenza. All potenza. Allora, ragazzi, eh, vi sto per presentare un casco che si presenta ad un prezzo di Euro 159 monocolore, in colore, diciamo, satinato che può essere nero, può essere bianco, può essere grigio, o può essere insomma monocolore. <ride> Praticamente abbiamo il casco, fantastico casco, dell'azienda HJC che offre 5 anni di garanzia, utilizza un policarbonato. Il casco si chiama C90. E per l'esattezza semi il colore che vi sto presentando è un semi flat black um, il casco è praticamente questo, è un casco veramente importante per il rapporto qualità prezzo che ha allora, a parte le mie non luci che oggi non ci sono proprio, abbiamo un casco da una linea veramente elegante perché come vediamo abbiamo tutte queste parti che sono scavate mi verrebbe da dire, che rendono il casco molto molto elegante anche aereo Dinamico nel contesto è un casco che all'interno troviamo una comodità importantissima anche proprio per i materiali che utilizzano. Eh, L'azienda utilizza HJC, poi, soprattutto dietro un casco, eh, parlo perché sto parlando di questo in questa diretta. Di questo casco perché quando siamo andati allo showroom a Milano di HJC, noi siamo entrati in un mondo molto particolare perché loro. Ti fanno, ti trasmettono quella che è per loro la passione eh, dietro, cioè la passione che c'è dietro un casco, quindi dietro una produzione, dietro a chi li produce, dietro a chi li prova, dietro a chi li testa, dietro a chi eh, li, 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 diciamo li, li finisce, ok? Il, il pacchetto completo che ti arriva in negozio, dietro a quel pacchetto completo c'è veramente una passione. E questo ve lo dico perché ho parlato con i responsabili di HGC e devo dire che sono veramente informatissimi su tutto, ma poi sono delle persone che, come Dicevo, ti fanno capire che il prodotto che metti in testa eh, viene eh, rivalutato, provato, 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 provato mille volte fino a quando finalmente non c'è il prodotto corretto da poter vendere al negozio. Quindi il casco eh, sarà stupido, ma non puzza. <ride> perché io dico non puzza, sembra una cosa scema, però, per noi che ci intendiamo, l'odore del casco è fondamentale perché dall'odore, anche io personalmente. Posso, posso dirvelo perché oramai sembro scema, ma io personalmente, con quello che sento all'interno del casco, posso dire se il materiale è buono o meno. Perché non so se avete presente quell'odore di petrio, petrolio che si trova anche in diversi negozi, molto, molto forte. E quello è sintomo di materiali veramente strausati, stralusati. E quindi veramente è un odore fastidiosissimo. Consideriamo che eh, tutti i caschi che noi abbiamo in negozio li annusiamo <ride> È stupido dire, però dice, ma sei limpida? Sì, assolutamente. Assolutamente, ed è una figata perché non tutti lo fanno e quindi ognuno mette la testa dove capita, no, ragazzi, i caschi vanno annusati. Ma io, come tutto, io annuso l'abbigliamento quando lo vado a comprare. Se sento, io mi viene da dire profumo di, di italiano di abbigliamento nuovo. Comunque, tornando al casco per non andare a fare tanto lunga la diretta, il casco si presenta in diverse colorazioni con un materiale, un, scusatemi una verniciatura satinata. Abbiamo una uh, viserina interna per il sole, mi era un attimo impallata. Poi Paramento in dotazione che è fatto veramente bene Loro hanno veramente una cura nel particolare, nel dettaglio Che non è da tutti e non è da sottovalutare Soprattutto nel casco che si indossa Poi abbiamo un paranaso in dotazione Abbiamo la visiera che è veramente importante Allora questa cosa la dico perché HGC Diciamo che eh, sono poche le aziende che hanno questo meccanismo Tra cui io ho HGC momentaneamente e Shark ad avere questo tipo di meccanismo qua per tirare giù la visiera interna, loro che cosa utilizzano? Utilizzano una semplice levettina che scorre avanti e indietro, ok? E questo cosa può, uh, diciamo, cosa aiuta a fare? Durante il nostro viaggio possiamo regolare il visierino in qualsiasi tipo di regolazione. Quindi non abbiamo una regolazione standard, o non ne abbiamo due come diverse aziende. Quindi, qua possiamo andare, ve la faccio vedere in diretta. Vedete il visilino interno. Adesso c'è veramente poca luce, però, vedete. Mano a mano va a salire. E questo ci permette di regolare a seconda di quello che è il sole, la quantità di sole che ci sta arrivando addosso. Noi andiamo a regolare il viserino interno, e questo non è da poco perché solitamente tutti i viserini bassi o alzi, cioè una via di mezzo non c'è. E quindi è veramente anche questo da non sottovalutare perché durante i nostri viaggi può essere veramente comodo. Poi il casco si presenta con gli interni sfoderabili e lavabili. Le prese d'aria ne abbiamo una frontale, che è questa qui. E poi abbiamo la fuoriuscita, questa qua dietro. La presa d'aria, come vedete, si attiva con questo bottoncino. Quindi molto semplice: anche questa ha tre, due regolazioni. Una, regolaz due regolazioni. Abbiamo la presa d'aria logicamente frontale, che è quella della bocca, la classica che si alza e si abbassa, quindi anche con l'utilizzo dei guanti è molto semplice perché basta semplicemente cliccare. Bottoncino di sicurezza per andare ad aprirlo il casco. Ora vi racconto un po' quella che è la sua calzata perché eh, considerando che è la prima volta che mi indosso questo C91, vi posso dire in diretta, visto che ho preso così a caso una taglia XS, che è la mia taglia, dici, vediamo come calza. XS 54 55 quindi già vuol dire che non è 53 54 andiamo a vedere scopriamolo insieme è perfetto è praticamente perfetta c'è il movimento corretto dal momento in cui è aperto e quando chiudo ho quella mh, compressione laterale corretta non mi dà fastidio il movimento c'è il corretto movimento ed è comodo ho un ottimo eh, campo visivo anche ai lati dal momento in cui giro la faccia non vedo la parte del laterale del casco e beh è un bel casco vi faccio vedere la viserina come vi dicevo prima avendo la possibilità di regolarla io posso regolarla in diverse posizioni a seconda di quella che mi interessa di più in quel momento Ragazzi, sgancio rapido, micrometrico, 5 anni di garanzia, policarbonato. Veniteci a trovare perché un casco così, è. cioè 159 euro, non si trova facilmente.